me piace anche immaginarla come una sorta di archetipo per l'uomo, perché comunque il primo strumento di morte è stata la pietra di Abele, il primo strumento tecnico, la selce, la pietra, la prima casa, la pietra. Cioè, ricorre nella storia dell'uomo in ogni suo aspetto. E le nuvole, che poi tra l'altro è un altro argomento molto difficile da... Beh sì, dal punto di vista tecnico forse, però mi piace proprio la... Queste sono delle cose alle quali avevo lavorato tanti anni fa, proprio io praticamente ho sempre creato delle immagini molto piacevoli, per qualche modo negate da un qualche cosa che si frappone, no? Per cui c'erano questi cieli, però bellissimi. Poi c'erano delle reti o delle gabbie, delle cose che comunque ti impedivano in qualche modo di vedere. Dopo aver lavorato per parecchi anni sul paesaggio, dove la pietra aveva comunque un ruolo principale, il fatto di riunirli adesso questi due elementi è bello. Questo contrasto fortissimo, l'una che nega l'altro, se vogliamo, anche la pietra che sta in cielo, comunque qualcosa di assolutamente assurdo, vogliamo. Esiste fin tanto che vola, fin tanto che è lanciata. Queste cose qua nascevano come dei San Lorenzo, come idea, no? C'è la notte delle stelle cadenti, queste cose. Poi in realtà però dipingendole mi sono reso conto di come mi interessasse sempre di più l'idea di sospensione di queste pietre. Per cui mentre sono iniziate le prime come delle presenze che quasi ti... incombenti, che ti cadevano. Crollando addosso, no? Mentre a un certo punto sono diventate delle cose che rimanevano... Sembrano dei fermi immagini, sembrano quasi delle immagini a rallenti, quei rallenti molto, molto, molto lenti, che si fermano così, sembra quasi che si fermi e galleggino, no? Sospeso. E quindi la contrapposizione appunto tra il vapore, il vento, l'energia, la leggerezza proprio massima, e la pietra come elemento di gravità massima. Chiaro. Mi piace. Molto bella, veramente, sì. Questo. E invece lui dice questo qui di Lernia? Questo invece è un pittore che ha iniziato negli anni 90 di Torino. Sì. E queste sono tele del 2008-2009, ha fatto questa serie sulle spiagge, inserendo però, queste sono delle spiagge corse, spiagge diciamo ordinarie, tra virgolette, non particolarmente turistiche, però comunque spiagge con i turisti. E lui in questi ambiti, diciamo, inseriva delle figure, non so, degli animali, o in questo caso questa sorta di presenza. Sì, molto eterea. Quasi come fossero dei pericoli, delle presenze, a seconda delle cose con le quali le persone dialogano su prendersene conto. Infatti quelli con gli animali in particolare, non hai l'animale che ti accoglie subito. Tu guardando un quadro non lo vedi subito, non te ne accorgi subito, lo guardi con attenzione. Che magari dietro a una signora che prende il sole c'è una iena. Certo. Cioè, lei è tranquilla, però. E invece questi altri lavori qui? Questi sono i lavori di Sara Letta, che è soprattutto la mia compagna. Che lavora qui con te anche, E che fa un lavoro, secondo me, molto interessante, a partire dal cinema, da immagini. Questi sono tutti frammenti, ferme immagini del cinema, che lei seleziona da un tipo di film degli anni 50 solo. Certo. E a partire da questo tipo di immagini ha iniziato a fare tutto un lavoro questo è una serie di immagini degli angeli custodi, in pratica, questi bambini selezionati da lei, che vengono decontestualizzati, nel senso che non hanno più nessun riferimento col cinema, con il film, e allo stesso tempo in questo frammento, diciamo, del film, no? Questa immagine, la stessa pittura si sta facendo sempre più frammentata, per cui se guardi rispetto ai lavori precedenti l'immagine è diventata più sfocata, più confusa, più sconfusa, meno definita, meno e la stessa pennellata si fa più larga, meno definita, bellissimo, sì. Adesso noi lavoriamo col video, adesso il nostro lavoro
non è sicuramente molto più lontano da questo punto della pittura, però diciamo anche noi un po' lavoriamo su questi fotogrammi, perché poi alcuni li stampiamo e li elaboriamo. E effettivamente dal cinema, noi anche diciamo su film documentari, anche roba che tu scarichi da internet, quel video, roba che scarichi da internet. Però effettivamente tu estrai dei momenti, delle situazioni che sono assolutamente uniche e che la fotografia, secondo me, in alcuni casi non riesce neanche a cogliere. No, perché siamo abituati al movimento. E il movimento, invece, ma poi la successione di immagini filmiche, se tu vai fotogramma per fotogramma e analizzi uno per uno, alla fine trovi delle situazioni che sono, che la fotografia molto spesso non riesce a cogliere, perché non ha quella continuità. Non ha, di ripresa. Esatto. Mentre avendo la possibilità di neanche, e neanche l'occhio, tra l'altro, neanche tu quando non le vedi, non le vedi. Hai la capacità di registrare quello. Sono delle immagini che tu vedi solo nel momento in cui tu vai a sbobinarti. Può essere una pellicola, ma può essere un video, un documentario, qualunque immagine, che sia un'immagine in movimento, che però tu trasformi in un'immagine fissa. Ecco. Allora tu ricogli delle situazioni. Esattamente quello che fa lei, poi andando, oltretutto neanche a selezionare il frame, perché poi di quel frame lei magari seleziona una parte. Oltretutto ne taglia pure una parte, quindi fa oltretutto un'ulteriore selezione. Esatto, certo. E su quella può ulteriormente magari lavorare. Certo, molto interessante. Su Photoshop o cosa del genere, magari. Sì. Come se guardi quella, il bimbo vestito da cowboy qui. Sì, destra, sì, se lo devi vedere. È molto sfocato. Certo, perché giustamente è ingrandimento in particolare. Quella cosa lì, intanto parti da frammenti che quando gli estrapoli comunque di solito non hanno una risoluzione altissima. Chiaro, qui certo. Già si perde la l'immagine. Chiaro, chiaro. E oltretutto, sia sfocandoli ma anche lasciandoli così, quando poi li stampi senza avere particolari risoluzioni, hai delle immagini che sono già pitture. Sì, realtà, sì, perché esatto. Il pixel va esatto, a scanare l'immagine. Sì, certo, sì. Sì, infatti. Infatti, diventano pitture senza neanche esserlo quasi. Solo che richiede, appunto, della cosa che trovo interessante particolarmente nel suo lavoro, il fatto di dover poi avere un rapporto, uno sguardo su quella cosa che per esempio io non ho, per cui non sono in grado, cioè io ricostruisco automaticamente l'immagine, mentre lei riesce a seguire l'immagine che ha davanti per quanto sia sgranata. Certo, certo. Se guardi per esempio questo qua, certo. Sette parti della mano, della gamba che erano dissolte nell'immagine, lei io l'avrei ricostruita. E invece lei le lasciate così. Mentre lei rilavora su quello che se ne è. Bello, bello. Sì. Sì, è molto interessante. Sì, diciamo che l'immagine in movimento è sicuramente una miniera di spunti di ricerca. Poi è ormai un atlante visivo, sì. Di memoria, di testimonianza, sì. Di immaginario, perché certo. Se parli di cinema, per esempio, ormai fa parte del nostro DNA. Chiaro, sì, ormai viviamo praticamente solo di immagini in movimento. Esatto. La maggior parte delle immagini che vediamo ormai sono in movimento, anche solo quando ti colleghi a internet, esatto. Anche solo banalmente le pubblicità che ti appaiono. Testo, queste cose qua. Sono fondamentalmente immagini in movimento. Comunque oramai noi viviamo di immagini in movimento. Poi internet ultimamente giustamente. Sì, poi esatto, non esiste più l'immagine fissa. Ma oramai infatti anche la rete proprio con l'evoluzione tecnologica che c'è stata. Io penso a come poteva essere internet 10 anni fa o 15 sì, anni fa, cosa, è tutta un'altra cosa. Infatti, quindi già anche quello ha ulteriormente aumentato il volume di immagini in movimento che noi vediamo in continuazione. Esatto. Tanto che si è arrivati, per esempio nel mio caso, cerco di bloccare. Di tirare, sì, ma anche proprio di tirare via, di ripulire in qualche modo lo sguardo. Certo. Proprio perché comunque c'è una sorta di inquinamento. Sì. Sì. Infatti, iperossigenazione dello sguardo, anche proprio della capacità di percepire. Sì. Abbiamo tutta l'arte, è una barra pazzesca, non è vero, è cinese, abbiamo tutta la cinese.